Rivolgo il mio benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripretenzone e Montalto, con il vescovo Monsignor Gestori, convenuti alla sede di Pedro in occasione dell'anno della fede, quelli di Roiate e di Conversano, che incoronano rispettivamente la Madonna delle Grazie e la Madonna della Fonte, e i devoti del santuario della Ravanusa, che celebrano il Giubileo Mariano. Saluto i sacerdoti, le religiose, in particolare il gruppo delle Figlie della Carità, i seminaristi, i gruppi parrocchiali e le numerose scolastiche. La visita alle tombe degli Apostoli rafforza in tutti la fede in Cristo che è asceso alla destra del Padre, è sempre vivo e presente tra noi. Oggi, 8 maggio, si eleva l'intensa preghiera della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, composta dal beato Bartolo Longo. Ci uniamo spiritualmente a questo popolare atto di fede e di devozione, affinché per intercessione di Maria il Signore conceda misericordia e pace alla Chiesa e al mondo intero. Infine, un pensiero affettuoso ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. La Madre di Gesù educhi voi, cari giovani, al coraggio delle scelte definitive. Aiuti voi, cari ammalati, specialmente quelli degli Universitari di Roma e della M2 di Sesa Arunca, a accettare la sofferenza con amore. E sia di modello a voi, cari sposi novelli, per costruire nella fedeltà la vostra unione coniugale. Prima di cantare il Padre nostro, ricordatevi, dobbiamo ascoltare lo Spirito Santo che è dentro di noi, sentirlo. Cosa ci dice? Che Dio è buono, che Dio è Padre, che Dio ci ama, che Dio ci perdona sempre. Ascoltiamo lo Spirito Santo.